antivigilia di campionato per il calcio Avellino, che questa mattina ha annunciato ufficialmente l'acquisto del 31enne esterno d'attacco italo-argentino Franco Dadalt. Domani la partenza alla volta della Sardegna, dove domenica alle 14.30 i lupi affronteranno il Budoni nella 16ª giornata del girone G di Serie D. Sta per scoccare l'ora dell'esordio bis sulla panchina dei biancoverdi per Giovanni Bucaro, subentrato a Graziani e pronto alla prima sfida con un imperativo: guai a sottovalutare i prossimi avversari. L'ambiente dice il girone laziale è quello, non è così, perché io sto vedendo tante partite e devo dire che ci sono tante squadre attrezzate mediamente, come lo è anche il Budoni. Prima volta in Sardegna, loro hanno diversi sardi, squadre sardi e gente tosta, quindi dobbiamo subito prendere la partita nella maniera giusta. In attesa di passare dal 4-4-2 al 4-3-3, ecco le prime novità di formazione. Di Paolo Antonio è serio candidato a una maglia da titolare per agire al fianco di Matute, con Gerbaudo spostato sulla corsia mancina di centrocampo e Tribuzzi sull'auto opposto, salvo l'impiego di Ciotola al posto di Matute, con Gerbaudo riportato al centro. In attacco Mentana è in vantaggio su Sforzini per giocare in tandem con De Vena, un assetto possibile grazie a una novità assoluta, l'utilizzo dell'under classe 2001 in porta. Abbiamo il portiere giovane che comunque mi sembra abbastanza pronto, voglio dire, cioè io non lo vedo bene. Vedo più pronto Pizzella in questo momento. A completare il probabile 11 iniziale, Patrignani, Morero, Dondoni e Mitra per effetto del turno di squalifica inflitto a Parisi e di un pressoché certo forfè dell'ultima ora. Per quanto riguarda Capitanio abbiamo un problemino, in questo momento ha una febbre alta, non sappiamo se verrà con noi.